o senza la stepchild adoption, ci saranno comunque coppie omosessuali, uomini, donne, transessuali, ma anche eterosessuali sterili. Mica l'hanno fatto un provetta, no? Avranno un figlio attraverso l'utero in affitto. Che cercate un bambino? E questo bambino poi resterà figlio di un genitore. Vabbè, ma un padre ce l'avrai, un padre. E non figlio dell'altro. Non ti preoccupare di mio figlio, ci penso io domani col giudice. Se morirà il genitore biologico, questo bambino resterà figlio di nessuno. Tanto io all'istituto non ci vado. Per questo io in passato non ho nascosto la mia propensione a considerare la stepchild adoption come una forma di tutela dei diritti del minore. Ho un problema su un affidamento che riguarda un minore. Per riconoscere i doveri. Io mio padre non l'ho mai visto. Il PD ha un grande torto. Perché la colpa è tua. Perché ha posto questo problema come un'imposizione. Ma più rincoglionito sono io che vado a affidare un bambino a una salma. Quando io mi accorgo che il paese non è pronto, io ho il dovere di ragionare. Se fosse figlio tuo, che faresti?